Eccomi qua. Tullio Pane che ha avuto... hai avuto un... Ma tu hai cominciato come cantante lirico, giusto? Dunque, caro Paolo, ti dico in breve, perché sarebbe lunghissima la cosa. Io sono stato, musicalmente parlando, bigamo e continuo ad esserlo, perché sono riuscito a convivere con due grandissimi amori, l'opera e la canzone napoletana. Ho iniziato con l'opera, ho studiato... Tu hai studiato a San Pietro Maiella, al conservatorio, poi vinsi nel 50, avevo 20 anni, lo posso dire io ormai, certo. Tanto, alla Scala di Milano, una borsa di studio per un perfezionamento. E iniziai la carriera del cantante lirico, ho cantato con grossi nomi già allora. Forse credo che abbiamo una foto tua, sì. Adesso vediamo, mi sembra io su un teatro, qualcosa, vediamo se ce la mandano, perché l'abbiamo trovata e mi sembra molto bella. Sì. Allora, non c'è la foto. Dopo, se possiamo guardare. Quindi feci questa carriera, però cantavo con l'orchestra del maestro Anepeta da Napoli tutto un repertorio di canzoni celebri napoletane. Da qui mi fecero partecipare al Festival di Napoli del 54 e vinsi con Suono d'Amore in coppia con Achille Togliani, che ricordo che con grandissima amicizia. Da lì il salto al Sanremo. Sì. E a Sanremo nel 55 appunto io cantai le prime due canzoni con Claudio Villa, Buongiorno Tristezza e Il Torrente. Dunque, che si classificarono prima e seconda. Ecco, sottolineiamo che il suo primo Sanremo ha portato via due premi, il primo e il secondo. Poi ho vinto un altro festival di Napoli con il Lampari in coppia con Gino Latilla, sì. Ho fatto varie canzonissime e ho militato nella musica leggera, direi con soddisfazione, con successo in tutto il mondo per 20 anni. Però ho pareggiato il conto, perché dal 68, dal 70 circa, ho ripreso l'opera, che ancora canto, e ho cantato dalla Scala al New York, dappertutto, quindi posso ritenermi... soddisfatto di aver appagato questi due miei amori. Abbiamo visto le foto, tra l'altro, mentre parlavi. Senti, volevo chiederti un'altra cosa che mi era venuta in mente mentre tu parlavi. Però è vero che quella canzone che tu hai fatto, la seconda classificata, è Il Torrente. Dunque, non fosse stata scritta dal suo autore, perché allora si poteva presentare una canzone sola, no, eccetera, ma fosse stata scritta dal fratello di Bixio. Era un pseudonimo, ovviamente, quello dell'Iman Carmi, perché si nascondeva un altro personaggio. Quindi era scritta fratello di Bixio. Almeno così, ufficialmente non si poteva sapere. Ma neanche dopo tanti anni riusciamo a scoprire. Secondo te era così, comunque? Non lo so, qualcosa di diverso c'era, per cui hanno dovuto fare questo escamotage. Di cambiare il nome dell'autore, perché la canzone era... Allora, adesso ci ascoltiamo subito, vincitrice... al secondo posto al Festival del 55, Il Torrente, Tullio Pane. Grazie. Sul vecchio ponte nella valle aspetto te e guardo l'acqua con un fremito perché senza un'ombra di pietà, come l'acqua del torrente che nessuno può afferrare. Perché, perché ti cerco? Perché, perché ti voglio? Che dall'ossura fai bruciare come l'acqua del torrente che travolge e se ne va. Come l'acqua del torrente passerai lontano da me.
nessuno con te. Tullio Pane, grazie Mauro. Oh, queste sono voci. Grazie. Devo dire, grandissimo. Lo buttai per aria, no? L'ho preso e lo buttai per aria. Ora non ce la farei. Allora era magrolino. E lo facessi al festival. L'ho preso, l'hai fatto volare. Sì, sì. Lo buttai per aria. Però che bel record, arrivare al tuo primo festival, primo e secondo premio. Bellissimo, non è grande, mica male. Emozione.